Davide Marsura, una doppietta bella ma sfortunata. Sì, secondo me non è bella perché la squadra, abbiamo fatto una grande partita ma abbiamo perso ingiustamente, non solo per colpa nostra, perché si è visto che l'arbitro ha fatto un errore gravissimo, oltre che il rigore che non c'era, anche giocando per più di un tempo in un uomo in meno. Bisogna essere più forti di queste cose e continuare a lavorare come stiamo facendo. Che partita è stata? Beh, a mio avviso il primo tempo abbiamo dominato, potevamo chiudere con... Io ho sbagliato un gol, potevo chiudere la gara, ma siamo sempre stati su in partita, abbiamo giocato bene da squadra. Poi quell'episodio lì ha spezzato la squadra, ha cambiato la partita, loro hanno preso coraggio e avete visto com'è andata. E racconti l'episodio dell'espulsione, sei riuscito a capirci qualcosa? Sì, io ero lì vicino. Tantardini è entrato sull'avversario, secondo me ha preso la palla e già il rigore è dubbio, ma l'espulsione chiaramente, non so, solo l'arbitro l'ha vista, chiaramente non c'era. Ripeto, bisogna andare oltre queste cose qui. In 10 è sempre difficile, soprattutto contro una squadra organizzata su un campo pesante, rimane però l'ottima prestazione anche in inferiorità numerica, comunque sempre la voglia di lottare a testa alta. Sì, questo campo è difficilissimo, come abbiamo visto anche le squadre più forti hanno perso qui. L'unica nota positiva è che anche in 10 abbiamo lottato, abbiamo combattuto, siamo rimasti sul pezzo e abbiamo fatto un altro gol, siamo sempre stati lì fino all'ultimo minuto a mettere in difficoltà e purtroppo è andata così. Piccola parentesi tua personale, la soddisfazione comunque resta per altri due gol da mettere in saccoccia. Sì, la mia prestazione personale, sì, sono soddisfatto, ho fatto altri due gol, va bene così, ma è la squadra che conta.